Oggi andiamo a trapiantare, a moltiplicare la consolida. E quindi vediamo qua una fila dell'anno scorso, circa un anno e mezzo. E andiamo con un badile, andiamo a provare a tirarla su, vediamo se riesco a filmare e fare tutto con una mano. Prendo la più grossa, tanto non mi preoccupo perché qua di sicuro rimarrà qualche frammento. E quindi qua ricrescerà di nuovo. Vedere un discreto apparato radicale, vedete qua rimangono sempre dei frammenti. Adesso questa la mettiamo nell'acqua e la facciamo e la dividiamo con comodità. Domani tutta questa fila, adesso farò una seconda fila qua, poi questo qua è già l'orto e quindi questa consolida mi dovrebbe fare da barriera per le erbacce che crescono sul lato esterno all'orto e mi farà tutta una barriera che impedirà alle erbacce di entrare qua nell'orto che adesso è sepolto ancora sotto le foglie. Vedete, sono cresciute già delle erbacce, ma che sono facili da estirpare. Vedete, la mettiamo nell'acqua, la laviamo, e poi la possiamo separare, adesso fermo un attimo, e quindi questo è quello che abbiamo ottenuto, una, due, questa è un po' piccolina, però c'è un pezzettino di radice, quasi sicuramente attaccherà, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 piante, guardate questa, qua potrei addirittura tagliare qua e ottenerne un'altra, più alcuni pezzettini, ne abbiamo di questo è un pezzo diciamo decente da interrare, e poi ne abbiamo altri piccolini, magari li metteremo insieme, e quindi possiamo fare almeno una fila di 10 nuove piante. E adesso andiamo a metterle a dimora. Ok, adesso abbiamo interrato le piantine, vediamo qua è tutto sfocato, abbiamo interrato le 6 piantine sul bordo di questo orto nuovo, vedete tutte le 6 piantine. In modo che anche qui abbiamo il bosco, cercheremo di fare una barriera che oltretutto andrà, qui è tutto in pendenza, andrà a consolidare tutto questo terreno che essendo in pendenza con l'acqua potrebbe con il tempo cadere. E quindi l'operazione che facciamo è abbastanza semplice, anzi è semplicissima. Adesso vediamo, si prende una consolida, una radice, la appoggiamo lì un attimo perché devo far tutto con una mano, e quindi adesso tra una e l'altra andiamo a mettere le radici, e quindi il movimento da fare è semplicemente questo: si affonda la pala, si piega, e poi si inserisce la radice, e si lascia andare la terra e si tappa. E qui siamo quasi sicuri che prenderà. Adesso andiamo avanti. Qui c'è un socco di un legno, quindi
proviamo a metterne una qua, preleviamo magari qualche frammento, un po' di frammenti. Affondiamo un po' il badile, pieghiamo e buttiamo la consolida. Vedete? Mettiamo le radici e lasciamo il badile. E adesso proseguiremo con questo, con questa tecnica. Avanti, affondiamo, pieghiamo, e inseriamo la consolida. Non importa il senso, anche se la mettete nel senso sbagliato di crescita, lei è in grado di aggiustarsi da sola, di crescere perfettamente. Questa qua è un'operazione che si fa all'inizio di primavera o anche alla fine dell'autunno, in modo che poi spuntano in primavera, ma siamo ancora perfettamente in tempo per farla. La profondità è circa un 10 cm. Quindi andiamo a mettere questo pezzo bello grosso. Me ne mancano 4. Scusate, oggi il video è un po' così girato male. Però vi siete fatti un'idea di come potrebbe essere. Qui già questa estate dovremmo vedere le radici che hanno spuntato, le nuove piante. Con questo è tutto, ci rivedremo in primavera. Intanto guardate qua gli orti, questo è un orto nuovo che sto costruendo.